Buongiorno, vi presento quindi il rapporto nazionale pesticidi nelle acque. L'oggetto del rapporto sono dunque i pesticidi. Per inquadrare il problema, noi non mettiamo in dubbio l'utilità di queste sostanze, tuttavia i pesticidi vengono concepiti al fine di combattere gli organismi nocivi e possono avere effetti dannosi anche su un organismo non bersaglio e quindi possono avere degli effetti dannosi sull'ambiente e in ultima analisi sull'uomo. I pesticidi si distinguono dal punto di vista normativo in prodotti fitosanitari utilizzati in campo agrario e prodotti biocidi utilizzati invece in altri campi. Queste due tipologie di prodotti utilizzano gli stessi principi attivi. Quando però raggiungono le acque non è più possibile distinguere l'origine del prodotto, per cui la contaminazione che rileviamo non è solamente una contaminazione di origine agricola. Il monitoraggio dei pesticidi il rapporto viene realizzato dall'ISPRA sin dal 2003, in collaborazione con le regioni e con le ARPA, a cui è affidato il carico del monitoraggio. E quindi i dati del monitoraggio vengono forniti all'ISPRA, che li elabora a sua volta e li valuta. La finalità del rapporto quindi è quella di fornire un'informazione dello stato di contaminazione e della qualità della risorsa idrica e seguirne l'evoluzione di questa contaminazione ed anche quello di individuare eventuali effetti dannosi non previsti in fase di autorizzazione dei pesticidi. Presentiamo i dati del biennio 2011-2012, quindi il rapporto dal 2003 al 2012 parliamo di un arco temporale di 10 anni. Durante questo periodo di tempo c'è stato un miglioramento dei controlli, sia per quanto riguarda i punti di monitoraggio, che i campionamenti, le misure analitiche effettuate e il numero di sostanze cercate. Nella tabella sono riportati quindi l'ordine di grandezza di questi numeri. Parliamo nel 2012 di 3.500 stazioni monitorate, di 14.000 campioni valutati, di più di 556.000 misure analitiche effettuate e sono state cercate 335 sostanze diverse tra acque superficiali e sotterranee. Nonostante ci sia stato quindi un miglioramento nel tempo, il monitoraggio presenta ancora delle criticità. Queste sono legate al fatto che la copertura territoriale della rete di monitoraggio non è uniforme sul territorio nazionale, ma è più completa nelle regioni del nord e largamente incompleta in gran parte delle regioni del centro-sud. Per cui il dato di monitoraggio non è completo, non è rappresentativo dell'intero territorio nazionale. Un altro aspetto critico del monitoraggio è quello dovuto al numero di sostanze cercate. Ogni anno vengono immesse delle nuove sostanze nel mercato e spesso le sostanze di recente immissione nel mercato non vengono cercate. Sono circa 200 le sostanze che nessuna regione cerca e tra queste 44 sono addirittura classificate come pericolose. Infine, un altro aspetto critico nel monitoraggio è rappresentato dalle prestazioni laboratoristiche. Molto spesso, infatti, i limiti di quantificazione sono troppo alti, quindi non rilevano concentrazioni, basse di pesticidi nei campioni e quindi non rilevano neanche una contaminazione, ovviamente. E qui, ho riportato, per dare un valore numerico a questi aspetti critici del monitoraggio, ho riportato una tabella in cui sono rappresentate le varie regioni e la rete di monitoraggio, i campionamenti e le sostanze cercate sia per le acque superficiali che sotterranee.
Per esempio, la rete di monitoraggio espressa come punti di monitoraggio per 1.000 km² varia da valori che vanno da 13,2 in Lombardia a 0,3 nel Lazio per le acque superficiali, nelle acque sotterranee da 19 in Lombardia a 0,7 in Puglia. Le sostanze cercate, anche in questo caso ci sono delle notevoli differenze. In Sicilia sono cercate 154 sostanze e in Liguria solamente 3, e nelle acque sotterranee in provincia di Bolzano 181 e nelle Marche 5. Quindi per avere un'idea della difformità del dato. Passiamo comunque ai risultati ottenuti nel 2012. È stata rilevata una contaminazione dei punti di monitoraggio pari al 56,9% per quanto riguarda le acque superficiali e al 31% per quanto riguarda le acque sotterranee. Molto spesso si rilevano anche concentrazioni basse. Però sono stati individuati pesticidi anche nelle falde profonde, quindi quelle geologicamente più protette da strati più impermeabili. In tutto sono state trovate 175 sostanze diverse che rappresentano tutte le tipologie di pesticidi, in particolar modo gli erbicidi, che sono rappresentati in verde nel grafico a torta, in rosso i fungicidi e in blu gli insetticidi. Le concentrazioni individuate sono confrontate con i limiti di qualità ambientale. Questi limiti sono stabiliti dalla normativa europea e nazionale, e in particolare dalla direttiva quadro acque e dalle direttive figlie, dalla direttiva sulla protezione delle acque sotterranee e il decreto legislativo 152 del 2006. In rosso sono rappresentate quelle frazioni di stazioni di monitoraggio in cui le concentrazioni dei pesticidi superano i limiti di qualità ambientale. In blu le stazioni in cui le concentrazioni sono al di sotto dei limiti e in grigio invece sono rappresentate le stazioni non quantificabili. Questo perché non sono stati individuati concentrazioni di pesticidi nei campioni, non tanto perché non ci fossero, ma quanto più realisticamente perché i limiti di quantificazione sono inadeguati a un confronto con i limiti di qualità ambientale o anche perché il numero di sostanze cercate non è rappresentativo dell'uso sul territorio delle sostanze utilizzate. E queste sono le mappe. I punti blu, rossi e grigi rappresentano le stazioni di monitoraggio. Si vede subito come la rete di monitoraggio non è omogenea sull'intero territorio nazionale. Questa è più fitta nelle regioni del nord. E in queste regioni possiamo vedere una contaminazione intensa. Si pensi che in alcune regioni del nord il 90% dei siti di monitoraggio sono contaminati nelle acque superficiali e il 70% nelle acque sotterranee. Questa contaminazione così importante dell'area padano-veneta si spiega ovviamente con il forte utilizzo agricolo del territorio, anche dalle caratteristiche idrologiche del territorio, ma anche con il fatto rilevante a questo punto che le indagini in queste regioni sono più approfondite, sono più complete e sono più rappresentative del reale stato di contaminazione. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, alcune regioni non hanno proprio neanche inviato i dati, come la Calabria o il Molise. Questo è quello di quanto ho già detto. E infine, quali sono le sostanze che troviamo nei campioni? Qui ho riportato le sostanze più frequentemente individuate e in rosso ho sottolineato quelle che più spesso determinano il superamento dei limiti di qualità ambientale. Per quanto riguarda le acque superficiali si tratta soprattutto di erbicidi e volevo sottolineare la presenza dell'erbicida glifosate e del suo metabolita
velocità ampa, che sono quelli che determinano più spesso il numero di superamenti, e l'erbicida glifosato è utilizzato su tutto il territorio nazionale, intensamente utilizzato, eppure è ricercato solamente dalla regione Lombardia. Per cui la contaminazione che rileviamo è sottostimata, sicuramente sottostimata rispetto alla reale contaminazione. Per quanto riguarda le acque sotterranee, volevo invece segnalare la presenza dell'atrazina desiatil. L'atrazina desiatil è un metabolita dell'erbicida atrazina. Questo erbicida è stato utilizzato intensamente nel passato, fino a che non è stato più approvato a partire dal 2008, dagli anni 80. Eppure lo troviamo ancora nelle acque sotterranee, quindi quella che vediamo è una contaminazione, un residuo di contaminazione che ha origine nel passato. Questa sostanza è sicuramente molto persistente, le dinamiche idrogeologiche del sottosuolo sono molto lente, per cui la contaminazione persiste e lo smaltimento di questa contaminazione impiega decenni prima di completarsi. Passerei ora la parola all'ingegner Paris per il resto.